Amici di Manfredonia TV, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'intervista. Oggi abbiamo un ospite speciale, un giovanissimo talento sipontino, un regista. Parliamo di Stefano Simone. Ciao Stefano. Ciao Antonio, grazie per l'opportunità. Ecco, come detto, si tratta di un giovanissimo regista sipontino che dall'età di 13 anni cerca di creare dei film, quindi già dall'infanzia coltivava questa bellissima passione per il film, per la realizzazione di cortometraggi. Qualcuno ti ha definito il regista che ama giocare a scacchi. Sì, questo è una, diciamo, un appellativo che mi ha dato Gordiano Lupi, che è tra l'altro l'autore dell'antologia di racconti Cattive storie di provincia, da cui è tratto il mio ultimo film. Questo appellativo sinceramente non so, ecco, in che senso, diciamo, in che modo l'ha coniato. A me piace, diciamo, realizzare film comunque abbastanza diversi tra loro. Mi piace esplorare molte tematiche, molti generi pure. Facendo questo cerco di adattare il mio stile al tipo di film e non il contrario. Per cui ecco, probabilmente il regista che gioca a scacchi con il cinema è dovuto appunto proprio a questa, credo, sto facendo una supposizione, a questa particolarità di volermi cimentare in più generi cinematografici, addirittura a volte anche mescolando più di un genere all'interno dello stesso film. Ecco, come nasce questa tua passione? Leggevo che già all'età di 13 anni ti cimentavi con i primi cortometraggi. Dilettantistici, sì, ovviamente. Sì, però più che dilettantistici, amatorialissimi, molto, diciamo, molto giovanili, ecco, molto acerbi. Ma nasce, in realtà non mi ricordo bene, ecco, qual è stata la scintilla a diciamo, voler cercare di intraprendere questa strada. Ricordo la cosa che ricordo proprio bene, benissimo, è quando vidi il film di Steven Spielberg, Lo Squalo, capolavoro del 75. Mi ricordo che da quel film capii che diciamo c'era un regista dietro che ti raccontava la storia, perché chiaramente uno quando è piccolo pensa che il film è tutta, diciamo, è tutto reale quello che si vede. Invece no, Lo Squalo, proprio per la particolarità di stravolgere le regole narrative, questa, diciamo, il fatto di introdurre questo escamotage bellissimo che è il ritardo dell'enunciazione, cioè far vedere appunto lo squalo a oltre metà film. Dicevo, questa particolarità mi ha fatto capire che c'è un'istanza narrante, per cui credo che da lì sia nata proprio la passione vera e propria per la regia. Ecco, dopo alcune produzioni amatoriali termini gli studi liceali e ti rechi a Torino e completi i tuoi studi. Sì, lì a Torino ho frequentato un istituto di cinema, in realtà ho frequentato un corso post diploma all'Istituto di Cinema Federico Fellini, perché il Fellini è un istituto di scuola superiore, ovviamente con indirizzo cinematografico, e allo stesso tempo offre la possibilità di frequentare dei corsi post diploma per conseguire appunto degli attestati particolari. Nel mio caso ho conseguito appunto questo diploma che si chiama operatore della comunicazione visiva, e in questo master in pratica ci hanno insegnato bene o male un po' tutta l'ABC della base cinematografica, ecco. È stato un corso di tipo più che altro tecnico anziché teorico, e questo mi serviva tantissimo. E, diciamo, la parte teorica l'ho imparata e la sto ancora imparando tantissimo guardando film e facendoli, perché comunque il modo migliore per imparare a fare questo mestiere è guardare film e realizzarli. Ecco, diversi cortometraggi da tre realizzati, uno dei più famosi, Cappuccetto Rosso, ce ne vuoi parlare? Sì, Cappuccetto Rosso anche, combinazione tratto, è la prima collaborazione tra me e Gordiano Lupi, e risale a 10 anni fa, l'ho girato nel 2009,
È uno, sì, forse il mio cortometraggio più, in realtà è un mediometraggio perché dura 30 minuti, per cui proprio tecnicamente si tratta di un mediometraggio. Dicevo, sì, hai ragione, è il film piccolo più conosciuto tra quelli che ho fatto ed è un omaggio al cinema horror splatter italiano degli anni 70-80. Infatti omaggia Lucio Fulci, Gio D'Amato e Mario Bava. Ed è una storia ispirata ispirata a un racconto di Gordiano, un racconto molto breve, tra l'altro, di 2 o 3 paginette, che a sua volta si ispira alle favole al contrario di Gianni Rodari, in cui appunto in questo caso Cappuccetto Rosso è la cattiva e il lupo il buono. Per cui sì, si tratta del primo passo innanzitutto verso il professionismo, se vogliamo, e poi è un horror a tutti gli effetti che però secondo me, in realtà è proprio così, rispecchia molto lo spirito originale della favola di Cappuccetto Rosso, perché la favola originale di Charles Perrault, non la, la rivisitazione dei fratelli Grimm con l'introduzione del cacciatore, è una favola horror violentissima come poche, cioè quindi Cappuccetto Rosso è tutto è tranne che una cosa dolce per bambini, assolutamente, tratta di cannibalismo, tratta di violenza sessuale, tratta di tante cose abbastanza crude, insomma. Ecco, tra i cortometraggi che hai girato, quale ti ha più colpito? Allora, tecnicamente parlando direi Cappuccetto Rosso perché, ripeto, da un certo punto di vista, soprattutto tecnico, appunto, è il primo passo... Ce ne sono stati altri oltre a Cappuccetto Rosso. Sì, allora, un altro molto apprezzato è stato quello che ho fatto prima di Cappuccetto Rosso, Kenneth, girato a Manfredonia nell'estate 2008, ed è un film, un cortometraggio di 20 minuti che, nonostante molto acerbo ancora, tecnicamente un po' raffazzonato se vogliamo, però contiene già delle tematiche secondo me molto importanti, come il disagio giovanile. Ed è un film che all'epoca, in un circuito chiaramente molto underground, parliamo sempre di cortometraggi che si sono fatti strada nei festival, insomma in circuiti molto piccoli, però ha avuto un discreto riscontro, insomma, anche da parte della critica. Cappuccetto Rosso invece ha goduto, seppur di una minima, però proprio di una distribuzione in DVD, perché è stato allegato a un libro edito sempre dal Foglio Letterario di Gordiano Lupi, un libro contenendo un'antologia di racconti horror. Ecco, immagino che per un giovane regista non sia semplice emergere. Quali difficoltà si incontrano? Tantissime. Allora, innanzitutto è difficilissimo emergere. Anche se il discorso di emergere certe volte, e soprattutto in questo periodo in cui ci sono molte possibilità per i giovani registi di farsi conoscere, il discorso di emergere va trattato in una certa maniera. Io sono contentissimo di quello che ho fatto finora perché l'ho fatto tutto da solo. Ovviamente grazie a tutti quelli che tutti gli attori, il cast, tutti quelli che mi hanno comunque supportato e sopportato. È difficilissimo emergere sicuramente, però grazie alle attrezzature leggere, appunto con il digitale, innanzitutto è molto semplice girare un film tutto sommato da solo. Perché comunque io, tipo il mio ultimo film, proprio Cattive Storie di Provincia, l'ho fatto davvero tutto da solo. Il digitale offre questa possibilità che chiaramente la pellicola non offriva. Soprattutto ora, grazie alle nuove, i nuovi canali streaming, VOD, tipo Netflix, Amazon Prime Video, canali televisivi locali che danno molta visibilità ai registi indipendenti, comunque è più facile anche fare un film, tutto sommato semplicemente, e poi soprattutto farli vedere, perché il difficile poi è far vedere il film, oltre a farlo. Da questo punto di vista, sono contento di quello che ho fatto finora. Non mi posso reputare famoso, chiaramente, però è una cosa che non mi è mai interessato, tra virgolette, più di tanto. Probabilmente lo diverrai.
Ti ringrazio. Sì, da un lato speriamo, dall'altro comunque ecco, non deve essere un'ossessione. Anzi, in realtà è un consiglio che do, se posso permettermi, a chi diciamo, è ancora più giovane di me e che se si sta avviando a fare questo, diciamo, a intraprendere questa strada. Cioè, non deve essere un'ossessione quella di diventare famosi barra ricchi. Uno deve semplicemente perseguire i propri obiettivi, cercare di realizzare i propri sogni e soprattutto essere contenti, amare quello che fa, cosa assolutamente importante, e essere contento appunto dei prodotti che va a realizzare, insomma. Poi certo, il successo, i soldi, se arrivano fa piacere, se non arrivano pazienza, purtroppo non dipende solo da noi, questo è il discorso, e soprattutto certe volte non dipende neanche dalla bravura. Il fattore successo appunto è un fattore che dipende da tantissime varianti e variabili, insomma. Ecco, parliamo del tuo ultimo lavoro, la tua ultima realizzazione, Cattive storie di provincia. Sì. Un lungometraggio, 1 ora e 54 minuti, circa 2 ore di lavoro, girato esclusivamente qui a Manfredonia, con protagonisti soggetti di Manfredonia. Come ti è nata questa idea? Allora, questa idea mi è nata in pratica, allora, dopo aver diciamo accantonato 2 o 3 progetti che al momento si erano, diciamo, erano irrealizzabili, praticamente ho rispolverato, si può dire proprio, un vecchio soggetto che in realtà non avevo mai scritto, stava tutto in mente, e che era tratto appunto da un'antologia di racconti contenuti, cioè da una serie di racconti contenuti in un'antologia dal titolo Cattive storie di provincia, sempre di Gordiano Lupi. Per cui parliamo di un film, di un soggetto tratto in realtà da 4 racconti, che poi, diciamo, da cui poi ho tratto un'unica storia. Per cui ecco, l'idea nasce da questi 4 piccoli, anche questi molto piccoli tra l'altro, cioè il più lungo sarà 5 o 6 pagine, gli altri anche 1 o 2 pagine, quindi proprio veramente dei piccoli racconti. Ho scritto praticamente di getto, perché in realtà questa antologia l'ho letta 10 anni fa, per cui ecco, nel corso del tempo è fermentata man mano in mente. Per cui alla fine ho dovuto semplicemente buttare giù su carta tutto quello che avevo, diciamo, era fermentato nella mia testa. Hai curato anche la sceneggiatura di questo film? Sì, dopo tanti anni in cui mi affidavo appunto ad altri sceneggiatori, sono tornato io stesso a scrivere la sceneggiatura, ma per i motivi per cui dicevo prima, avendo tutto in mente, era anche superfluo dire a qualcun altro cosa scrivere, quando chi meglio di me poteva farlo, insomma. Per cui sì, ho scritto questa sceneggiatura in pochissimo tempo, in 2 settimane circa, e abbiamo realizzato questo film in altrettanto pochissimo tempo, perché è un film che dura 2 ore, ma considerando ecco i giorni di lavoro, escludendo chiaramente la pausa durante la Pasqua o comunque a volte anche la pausa per causa di forza maggiore dovuta al maltempo, l'abbiamo girato in poco più di 2 settimane, che è un record per un film, ecco, di quasi 2 ore. Protagonisti giovani sipontini. Sì, allora, innanzitutto tengo a precisare che Cattive storie di provincia ha una recitazione, un livello di recitazione molto alto, nonostante sono tutti attori, diciamo, non dilettanti, tra perché virgolette. Non famosi, che è diverso, ma sono tutt'altro che dilettanti, anzi sono dei veri professionisti. Gli attori sono, il protagonista assoluto è Luigi Armiento, che funge proprio da occhi per lo spettatore, è il protagonista che ci fa vedere proprio la storia. Ed è un attore bravissimo, un attore che recita, ormai consolidato, recita da tantissimi anni nella compagnia Teatro Stabile di Dina Valente, per cui ecco, è proprio un attore consolidato. Lui aveva interpretato un piccolissimo ruolo in un mio film, Fuoco e Fumo, dove in realtà diceva proprio 2 battute, però avevo già individuato subito un talento non indifferente e mi ero ripromesso appunto di riutilizzarlo sicuramente, e quasi sicuramente ci sarà, dopo Cattive storie di provincia ci saranno altre occasioni per lavorare insieme, perché ripeto, Luigi è veramente molto bravo, oltre che un bravissimo ragazzo.
Poi c'è Rosa Fariello, altrettanto bravissima ragazza, molto bella, che ha già diciamo un curriculum come modella di tutto rispetto. E poi è una bravissima attrice anche lei. Lei anche ha una formazione di tipo teatrale, ha fatto un corso di teatro, da circa un anno e mezzo ha cominciato a lavorare nel campo del cinema facendo cortometraggi, spot. In realtà già in precedenza aveva fatto qualche piccola comparsa in qualche film. Adesso farà anche altre cose, proprio a breve mi pare che girerà un cortometraggio con un mio amico collega di Manfredonia sempre, per cui ecco anche Rosa diciamo è un'attrice molto valida, molto brava. Poi c'è Martina Olivieri, anche lei un'attrice bravissima di teatro, sempre nella compagnia Teatro Stabile di Dina Valente, Francesco Leone, Filippo Totaro, che voglio dire lo conosciamo tutti, e poi i coprotagonisti Rita Ciociola, Gianluca Di Trani, Vincenzo Totaro, Luciano Falcone, Sabrina Ciuffrida, è un cast molto nutrito, insomma, tutti attori, ripeto, bravissimi, che hanno, Tonio Potito anche, che hanno perfettamente interpretato i rispettivi ruoli. Ecco, una trama molto ma molto particolare, ne possiamo parlare ovviamente. Sì, è una trama, sì, sicuramente. C'è una trama molto particolare, io ho avuto modo di vederlo in anteprima, il film di questo scrittore che riceve l'incarico dal suo editore di dover mettere su un romanzo, costruisce un romanzo prendendo spunto dalla vita quotidiana e poi arriva al termine del film a sopprimere, a commettere un uxoricidio, quindi ad ammazzare la propria moglie che non era contenta della vita che conduceva con lo scrittore. Esatto. Sì, praticamente la trama è questa, cioè uno scrittore che ha perso l'ispirazione. Uno spaccato della società. Sì, allora, la trama, come hai accennato tu, in realtà è molto semplice, perché appunto si parla di uno scrittore che ha perso l'ispirazione e la cerca osservando la vita quotidiana che lo circonda. Cioè, tutto sommato è questa la trama. La cosa che mi è piaciuto sperimentare più che altro è una strategia narrativa completamente nuova. Ci sono molti depistamenti, molti cambi proprio di prospettiva, nonostante, come dicevo prima, vediamo tutto con gli occhi del protagonista. Dicevo, è una storia, sì, che gioca anche con le regole del noir, proprio, perché comunque è un noir classico, di fondo, è un noir classico, ma nello spirito è un noir moderno, perché comunque, appunto, dicevo, si diverte un po' a sovvertire tutte le regole del noir. Come hai detto tu, anche è vero, può essere anche uno spaccato della società contemporanea, perché comunque il tutto, se vogliamo, il tema principale del film è l'apparenza, cioè cosa una persona cela dietro le apparenze. Nell'epoca dei social network, di Instagram, di tutte queste cose qui, dove l'apparenza, se vogliamo, purtroppo è la prima cosa, sì, effettivamente è uno spaccato della società contemporanea, e soprattutto è uno spaccato di ciò che si può celare dietro l'apparente tranquillità di una vita di provincia, che può essere tranquillamente Manfredonia, ma come può essere una qualsiasi città di provincia del mondo. Il film si svolge a Manfredonia, ma si potrebbe svolgere in qualsiasi altra parte del mondo, come dicevo. È una caratteristica in realtà di tutti i miei film questa, cioè di non collocare geograficamente la storia, ma appunto di renderla internazionale, nonostante la provincia la vediamo. Infatti nel film ho utilizzato sempre focali piuttosto corte, in modo tale che lo sfondo, cioè la provincia in generale, è ben visibile allo spettatore. Ecco, avremo modo di vederlo il film? Sì, certo. Proprio a breve uscirà in distribuzione sia nei canali televisivi che nei circuiti VOD. A distribuirlo sarà la Maxa Film di Mario Santocchio. È proprio imminente l'uscita, infatti aspettiamo trepidamente, insomma, queste news sull'uscita.
Benissimo, a questo punto non mi resta che ringraziarti. Grazie Stefano, a te. Io veramente ti faccio un grosso in bocca al lupo per la tua carriera da regista. Grazie. Speriamo di vederti quanto prima nel gota dei registi italiani, perché te lo meriti, sei un bravissimo ragazzo. Grazie. E stai facendo tanto anche per la manfredonianità, per la città di Manfredonia. Grazie mille. Grazie a te.